Bene amici di androidblog.it, oggi facciamo insieme l'unboxing di Xiaomi Mi 3, una confezione abbastanza anomala ma dal contenuto veramente interessante. Scopriamolo insieme. Classica confezione di cartone, quindi per lo Xiaomi Mi 3, quindi l'azienda cinese che è classica in scatolare i propri dispositivi in questo tipo di confezioni. Andiamo subito a vedere cosa contiene e cosa ci offre l'azienda cinese. Innanzitutto vediamo qui lo smartphone, di cui adesso vedremo insieme le caratteristiche tecniche. Poi in questa piccola sottoconfezione abbiamo la spilletta per rimuovere la SIM, che stranamente è in formato standard, e poi i vari manualetti ovviamente in lingua cinese, che sono veramente di una comprensione quasi impossibile, a meno che non abbiate studiato lingue, quindi siete affermati con il cinese. Andiamo invece a vedere il resto del contenuto della confezione. Abbiamo il caricatore con presa ovviamente non europea, ma con un adattatore che viene fornito al momento dell'acquisto, quindi il caricatore presente nella confezione sarà perfettamente utilizzabile anche qui in Italia. Andiamo invece a vedere dall'altra parte della confezione cosa troviamo. Abbiamo il cavo USB, micro USB, che noi adesso avevamo già richiuso per mettere diciamo a posto, quindi abbiamo un cavo micro USB, USB per ricaricare il telefono e per metterlo, diciamo, per collegarlo al computer. Per riepilogare un po' le caratteristiche di questo Xiaomi Mi 3, innanzitutto partiamo dalle dimensioni e col dire che è dotato di un display da 5 pollici con risoluzione Full HD, quindi un display molto risoluto con una densità di pixel davvero molto alta, che fa di questo dispositivo uno smartphone davvero interessante. Le dimensioni sono pari a 144x73,6x8,1 mm di spessore ed un peso di 145 grammi, quindi nonostante la parte posteriore sia fatta in un materiale, diciamo, plastico, ma con una molta somiglianza al materiale metallico, diciamo, il peso è abbastanza contenuto. Per quanto riguarda invece il comparto relativo alle prestazioni, abbiamo uno Snapdragon 800 quad core da 2,3 GHz, un Adreno 330 per quanto riguarda la GPU, 2 GB di memoria interna, 16 o 32 GB, scusate, 2 GB di memoria RAM, mentre 16 o 32 GB la memoria interna, espandibili tramite micro SD. Mentre abbiamo la fotocamera posteriore da 13 megapixel con doppio flash LED e la possibilità di registrare video in Full HD, abbiamo qui invece il secondo microfono per attutire i rumori, mentre abbiamo lo slot per la SIM in formato standard qui nella parte superiore e diciamo, il jack da 3,5 mm per le cuffie, che non sono comprese nella confezione di vendita. Poi ovviamente abbiamo qui la fotocamera frontale da 2 megapixel e la capsula altoparlante. Qui a fianco invece i sensori per la luminosità, che funzionano davvero in modo eccellente. Qui in basso abbiamo i tre tasti soft touch retroilluminati in modo piuttosto buono, mentre nella parte laterale abbiamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione blocco e spegnimento. La parte inferiore, connettore micro USB per ricarica e connessione al computer, è altoparlante di sistema. Lo smartphone si è preannunciato già in questi giorni davvero molto interessante, ragion per cui vi invitiamo a rivedere la nostra recensione fra qualche giorno online nel nostro canale per scoprire tutti i dettagli di questo Xiaomi Mi 3.